Un saluto a tutti, anzi un saluto a tutti, insomma, qualunque sia il vostro orientamento, un saluto. Siamo qui a parlare di un film che però stimola una riflessione a tutto tondo anche alla luce di un altro film, ma insomma possiamo dire che è un problema generale. Senza perdere troppo tempo, Lords of Salem, ovvero Le streghe di Salem di Rob Zombie, questo musicista prestato al cinema, grande appassionato di horror, un genere che a noi tra l'altro piace moltissimo. Vedibile, ma più che altro è la delusione che deriva da un film che veramente non riesce a prendere una direzione e non ha un'identità particolare. Ecco il punto, perché avevamo visto il trailer e il trailer in effetti sembrava ben promettere, nonostante ci fossero degli elementi che ti facevano già fare un po' meh, per esempio Sherry Moon che cavalca il caprone, che poi era un capretto, perché non era poi così grande. E il film sostanzialmente poteva prendere due strade, o quello della paranoia o quello, come indicava il trailer, il primo in particolare, quello della visionarietà, ok? Non volevamo un film particolarmente geniale, ma ci saremmo accontentati di un grande comparto visivo, di un delirio, ok? Che purtroppo non arriva mai nella pellicola di Rob Zombie, anzi, anche quando arriva ha tutta una serie di immaginario d'accatto, diciamo così, di 40 anni di cinema, tra virgolette, satanico, se vogliamo chiamarlo così. Ma il film, il suo problema è che in realtà non prende mai una direzione precisa, non si capisce se vuole alimentare il clima di paranoia, di allucinazione, di sospetto, insomma, quelle belle pellicole dell'orrore, dove l'orrore era più suggerito e immaginato che reale. Non facciamo nomi, ma insomma, per farne uno, Rob Zombie purtroppo non è Roman Polanski, né a livello di scrittura né a livello di regia, ma di converso non è neppure un visionario come tantissimi altri registi, ma per fare un esempio bassissimo, proprio basso, di un regista che visionariamente era riuscito a creare qualcosa pur non raccontando niente, toh, ti butto lì un Tarsem, non è neppure un Tarsem. Rob è un onesto artigiano che ha avuto nei momenti migliori, lo sappiamo tutti, con La casa del diavolo, ha partorito un bellissimo film e forse lì doveva fermarsi. I remake di Halloween sono stati un po' velleitari, il secondo ha lasciato un po' con l'amaro in bocca. Anche lì il trailer era molto bello, visivamente sembrava ci fossero delle cose incredibili, e poi invece a conti fatti la storia era rimasta quella che è. Ma il problema si è presentato anche con Iron Man 3, non giriamoci intorno. Dal trailer tantissimi sono rimasti purtroppo, diciamo così, delusi, perché si aspettavano un film drammatico, epico, cupo, non proprio, come avevamo già specificato nella recensione scritta, un Dark Knight in salsa Marvel, però comunque un film dai toni più epici, e invece ci siamo assestati su un action comedy comunque di alto livello, perché c'è dietro una persona come Shane Black che conosce il mestiere, il fatto suo, insomma, non dobbiamo certo star qui a commentare la sua carriera, però i fan dei supereroi cinematografici, non soltanto di quelli che leggono i fumetti, hanno un po' storto il naso e la bocca, nonostante ci siano tantissimi commenti, ovviamente, stra, super, iper, mega, esaltati di questo Iron Man 3. Diciamo che gran parte del pubblico, in particolare forse quello un pochino più esigente, si aspettava qualcosa di diverso. E il problema è, questi trailer che tirano fuori al giorno d'oggi per invogliarti ad andare a vedere il film, in due minuti riescono a condensare tutte le scene che poi in realtà sono il 20% di una pellicola. E allora perché puntano su un aspetto quando poi il lungometraggio è tutto un altro aspetto? Per esempio, epicità quando è un action comedy per Iron Man 3, oppure delirio visivo quando è una paraculata, una storiellina all'acqua di rose, possiamo dire così, nonostante ci siano alcuni elementi interessanti. Ha ragione chi ha detto che c'è tutto l'immaginario standard, proprio base, basico, da quindicenne che ascolta il metal. Delusioni su delusioni, magari non cocenti, perché a noi in fondo Iron Man 3 è piaciuto, Le streghe di Salem non possiamo salvarlo, anche perché c'è troppo già visto. Bisogna capire che forse i trailer, oltre a invogliare e fare pubblicità, dovrebbero tornare un po' anche a descrivere realmente com'è la pellicola, perché altrimenti il rischio appunto è di scontentare, ma se non la metà, magari un quarto del pubblico, che poi comunque sia la sua la fa sentire. E se è vero che oggi la miglior pubblicità è il passaparola, crearsi del passaparola negativo attraverso una stupidaggine come rendere il trailer veramente esplicativo di come sarà la pellicola
non dovrebbe essere troppo difficile, neppure per gli executive di Hollywood. Detto questo, non andate a vedere le streghe di Salem se non volete rovinarvi la digestione e il buon ricordo che avete di Rob Zombie, e beh, se ci andate, staccate il cervello e soprattutto cercate di dormire durante il primo tempo. Svegliatevi per gli ultimi 20 minuti dove... No, dai, ci sono delle cose incredibili. Rob Zombie si è fatto dare un sacco di milioni per far recitare il fondo schiena di sua moglie, perché il viso e il resto del corpo non è che reciti proprio benissimo. Contento lui, contenti tutti, un saluto dunque a Rob Zombie, a Sherry Moon, ciao, 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 e questo non è il film che stavate cercando. Ciao a tutti!